Prego. Ci sono, io direi, due aspetti. Uno è sicuramente rispetto alle contraddizioni anche che ci sono nella comunicazione del governo e nel DPCM, perché sarà pur vero che i trasporti non hanno problemi, come diceva De Micheli, ma è il suo stesso governo che poi invoca uno smart working al 70-75%, quindi questo va anche nell'ottica di invitare le persone a usarli meno questi trasporti e che la maggior parte dei veicoli di contagi si abbiano proprio nei luoghi più affollati, quindi anche sui mezzi di trasporto pubblico, è un dato, diciamo, empirico ma inoppugnabile. Sul tema anche delle palestre ho trovato un po' di affermazioni contraddittorie o bizzarre da parte del Premier, che è stato un po' paternalistico sulla questione palestre, perché dire vi do tempo una Vi do una settimana per mettervi settimana, in se regola, siete no? bravi, vi lascio aperti, se no vi chiudo. Sembrava un po' la mamma o il babbo che dicono ti do un'ora di tempo per sistemare la cameretta, se no ti metto in Sì, è punizione. Una vero. cosa un po' bizzarra, anche da un punto di vista comunicativo, un premier che dice ti do una settimana per metterti a posto, l'ho trovato parecchio strano. Quindi ho trovato di fatto un premier più appannato nel dare indicazioni in parte le direttive rispetto a quello che ricordavo nel primo lockdown, no? Dove ricordavo un Conte molto più decisionista, molto più forte anche televisivamente, visivamente, mentre ci diceva che era Beh, poi è un un po' momento più tragico per il complicato paese, no? magari avere un atteggiamento così Ha deciso quando in cambiato. realtà stai comunicando che non hai deciso quasi nulla. Forse c'è anche Esatto. questo elemento psicologico, no? C'è l'elemento psicologico e c'è un cambio di strategia netto del governo adesso, cioè tramontata l'idea del lockdown globale che abbiamo Esatto. visto che effetti ha, perché poi il professore giustamente ricordava il Galles, ha deciso di chiudere per 2 settimane, ma chiudere per 2 settimane e poi riaprire significa bloccare l'economia per 2 mesi, cioè 2 settimane Certo, economicamente certo, equivalgono a certo. 2 mesi, quindi non ce lo possiamo permettere. Allora, se non chiudiamo tutto subito, l'alternativa è affidarsi alle regioni, poi con tutte le polemiche che ne vengono fuori, però non c'è una terza via tra il governo centrale che chiude tutto e gli enti Purché poi locali che si decidono saprà zona con chi per zona. andarsela a prendere, eh? Perché poi, siccome nella prima fase Ecco. abbiamo visto quel simpatico.